Gli infortuni sul lavoro. Il 2004 conferma una lieve tendenza alla riduzione, anche se il bilancio resta molto, molto pesante. L'INAIL parla nel suo rapporto di quasi 1 milione di incidenti, di cui oltre 1.000 mortali. Particolari da Stefania Barile. Cala, ma ancora di poco, il numero degli infortuni sul lavoro. A novembre di quest'anno ne sono stati contati 937.000. Sono stati un po' di meno anche gli incidenti mortali, il 2% in meno rispetto al 2003, quando le vittime furono oltre 1.400. Sono più numerosi gli incidenti per i lavoratori delle regioni del nord-est, oltre 300.000, sia per chi lavora nell'industria sia nell'agricoltura. Il calo maggiore invece si registra nelle regioni dell'Italia centrale. Ma la maglia nera, precisa l'INAIL, resta alle isole, dove, contrariamente all'andamento nazionale, addirittura gli infortuni sono aumentati. Il calo degli infortuni, puntualizza l'istituto, non equivale ancora ad una vera e propria inversione di tendenza. È ancora lunga la strada da fare nella prevenzione e soprattutto per far emergere il lavoro nero. Un contributo importante è anche una lotta feroce al sommerso che, come noto, in tema di sicurezza uccide. Quanto incide nell'infortunistica il sommerso? Avete fatto dei conti? Sono molto difficili, essendo il sommerso tale, ma io credo che un dato coerente con l'incidenza generale del sommerso intorno al 25% sia un dato plausibile.